Oh ragazzi, sono, lo vedete anche da voi, allo Sponsored Meeting 2023, nel mezzo del Circle, con già alcune moto parcheggiate, stanno preparando un pochino tutte. Anche quest'anno ci sono grandi novità, moto sempre bellissime e stupende. Ci abbiamo anche una macchinetta quest'anno. E niente ragazzi, prima però di partire iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella e vai con la sigla. Speaker. No, inutile che fai il furbo, perché io sono incavolato con te, visto che dopo la finale di Champions League ti sei prodotto sui social con dileggi nei confronti di noi poveri interisti, quindi... Oh, ma voi avete fatto la stessa cosa con noi, Con però. Chi? Perché tu sei... Tu, con noi chi? Gobbi. No. Ma voi avete preso 7 gol in 2 finali, noi uno vero, almeno, è dai. Vero, è vero. Allora, Sporty Meeting 2023, Grazzano Visconti... Siamo qua per divertirci insieme alle sport. E quest'anno ragazzi uno speakers. Vabbè, speaker eccezionale, eccezionale veramente. Un saluto e buon divertimento a tutti. Grazie Luca. Apparecchiati delle GoPro? Qui siamo concorrenti, In quest'angolo qui, come al solito, c'è la parte dove si prova le moto. Abbiamo Pan America, esposte 1260. Intanto stanno arrivando anche le Pan America, ma cosa bella, qui abbiamo Street Glide 120° anniversario. Che spettacolo, bellissimo. Ragazzi, sono qui con il Ceramic Pro in veste di Barbara, Giovanni. Non so se avete visto già qualche video di noi, sicuramente come fanno a lucidare le moto, diventano praticamente stupende, bellissime. Ci spiegate un po' come funziona questa lavorazione? Le moto vengono innanzitutto decontaminate e pulite a fondo, poi gli viene fatto appunto il trattamento ceramico, che è questa protezione che ha, diciamo, tre peculiarità: è idrofobica, è resistente ai raggi UV e in più ha una resistenza meccanica abbastanza elevata, in modo tale che se una volta trattata la moto dovesse graffiarsi ancora, si graffia la parte ceramica e non si va a graffiare la parte della carrozzeria, insomma, ecco. Posso aggiungere, ha fatto 1200 km in Sicilia, pioggia non l'abbiamo presa per fortuna, però è arrivata tutta piena di a casa. Semplice passaggio con la lancia, così. Infatti questa è una cosa molto utile, molto veloce da esatto. Fare, magari soprattutto perché c'è moto con un po' di cromatura, penso che sia la cosa un po' il terrore di tutti, esatto. Il tempo soprattutto, esatto. Avere il tempo. Ti faccio una domanda, ma io che abito a Firenze e vorrei fare un trattamento, cosa posso fare? Ci stiamo attrezzando per venire a domicilio. Furgoncino a domicilio? Esatto. Allora fatemi sapere quando dai, siete pronti, bene, che okay, vi aspetto. O se no, un giorno verrò io a Milano. O se no, fate come qualcuno che da Firenze prende e viene da noi in giornata a fare l'intervento e poi ritorna a Firenze. Ci intratteniamo in qualche modo e poi prima facciamo il nostro ospite nella giornata. Esatto, e poi... esatto. No, ma guarda che comunque o vado da Daniele degli Sposeristi Lombardi, sì, o da Dinamite Gara, insomma, persone ne conosco a Milano. Possiamo farlo il giorno che ci sarà la SL Night, E infatti mi stavo pensando che però è un sabato. Sabato e domenica, 2 giorni. E lo fate anche in quel 3 settimane? Sì, lo potete su fare. Appuntamento non c'è problema. Certo, possiamo farlo. Si può organizzare. Assolutamente. Sì, okay. Sì. Ok. Bene ragazzi, grazie per queste informazioni. Allora ci vediamo
un giro adesso e poi probabilmente, visto che Daniele mi ha detto devi venire certo, all'SL Night. Esatto, perfetto. Ci vediamo all'SL Night. Ci vediamo all'SL Night. Grazie. Ciao. Grazie. Ciao a tutti. Grazie. Vai. Sono qui con Rombo di Tuono al suo stand e voglio far vedere la sua moto, la sua preparazione, che è bellissima, la vedete qui insomma in pressione. Spiegaci un po' le modifiche che sono state fatte in questa moto. Allora, questa moto l'abbiamo portata la prima volta a Verona, secondo me, è una moto sposta base normale XL e poi l'abbiamo modificata praticamente a stile piacimento del proprio proprietario, che voleva un stile un po' particolare. E niente, abbiamo deciso di fare una moto un po' diversa da tutte le altre e dipende da voi se vi piace. Comunque è stata modificata un casino di cose, vedete voi, scopritela voi piano piano. Perfetto. Questo è un avantreno che l'abbiamo accorciato naturalmente, e un fanale piccolo, abbiamo voluto lasciare la strumentazione ancora uguale per dargli proprio lo senso dello sposter, modificato il serbatoio naturalmente, quello piccolino, molto bello, secondo me molto carino. Un Mikuni che era iniezione, l'abbiamo portata a carburatore Mikuni, una marmitta Vance vecchio stile e che si differenzia tantissimo il telaio che abbiamo modificato posteriormente, che abbiamo tagliato via tutte le aste facendo un codino molto bello, anni 60. Ruota verniciate, preparazione del motore, cam e varie altre cose. Molto molto semplice, però secondo me è molto carina. Sella naturalmente fatta da Luca Ronzoni e verniciatura da Paolino Sprite Art Design. Bellissimo. Questa è la nostra moto, semplice ma secondo me molto carina. È vero, la sua particolarità perché è veramente molto semplice, ma dà esatto, subito all'occhio appena la vedi con questo colore acceso classico. Bravissimo, con Harley Davidson normale un po' più carico, abbiamo voluto proprio nella sua semplicità fare questa moto qua che secondo me è molto carina. Bellissima, complimenti. Grazie mille e un saluto a tutti voi. Pronti? Ciao a tutti ragazzi. Presentiamo la nostra ultima creazione che abbiamo fatto, apposta per due cilindri. Abbiamo preso un altro sposter sella normale e qua come vedete l'abbiamo modificato tutto, dal telaio, forcella spring anteriore originale, modificato il telaio dell'avantreno, cerchi della Big Spo, forcella modificata, fanale, anche questa da iniezione a carburatore. Il telaio è stato modificato tutto, manubrio nappe molto bello, comandi Magura e tutto di più e ancora di più. Marmitta, colorazione molto vintage, abbiamo fatto un oscuro molto bello, secondo me molto 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 raffinata, ma secondo me molto carina. Naturalmente sarà a voi giudicare poi la moto com'è. Grazie mille. Io mi permetto già di giudicare questa moto, anche questa è spettacolare, anche questa non è super kittata come si può dire, però è veramente bellissima in tutti i suoi particolari. Il filtro, esatto, è una cosa pazzesca, bellissima. Il filtro, se tu guardi tutte le maniere, tutti esatto, i fili, i cablaggi, tutte le cose, è molto molto pulita, tutti i comandi dentro, all'interno. L'abbiamo curata come sempre nel nostro modo, cerchiamo proprio la semplicità della moto e la maniacale curazione della moto. Però secondo me è qualcosa di particolare. Io vi faccio ancora complimenti. Grazie mille, gentilissimo, speriamo che piaccia alla gente. Io penso proprio di sì. Grazie ragazzi, buona giornata a tutti. Grazie. Grazie a te. Ragazzi, sono insieme gli sposteristi del Marvi, insieme a Andrea, Daniele e Roberto. Ciao a tutti. 2 e 3 settembre SL Night a Busto d'Arolfo. Cosa troviamo quest'anno di novità? Allora ragazzi, partiamo con un giorno e mezzo quest'anno, dal pomeriggio di sabato 2, festa fino alla sera, DJ 7 Agostino, festa anni 90, quindi ragazzi venite vestiti a tema, festa fino alla notte tarda, domenica tutto il giorno troverete espositori, preparatori, stand di vendita, noi ovviamente. Tante moto, sponsor principalmente, ma accettiamo tutti, Honda, Kawasaki, quello che volete, Piaggio. Quindi io con la Radress posso venire? Esatto. Meno male, via, meno male, ero preoccupato. Non c'è distinzione di marchi, potete venire anche a piedi, è un evento anche per le famiglie, abbiamo intrattenimento per i bambini, gonfiabili, è una festa per fare del bene
e miriamo a tutti. Non abbiamo bandiere. Infatti, e non abbiamo niente. L'evento è benefico al 100%, tutto il ricavato dell'evento verrà donato a due onlus, Occhi Azzurri di Cremona, le sfumature di Alessa di Dairago, e la beneficenza non ha colori, non ha marchi, quindi esatto, siate tutti i benvenuti. Ragazzi, io vi faccio veramente i complimenti perché vi conosco da tanto, eravate piccolini così e state crescendo alla grande. Per fortuna sì. E veramente vi faccio grandissimi complimenti. Speriamo di migliorare di più quest'anno ancora. Esatto. Quindi esatto, vi aspettiamo il 2 e il 3 settembre al Parco Comunale Busto Garolfo Milano. Grazie. Venite numerosi! Bella però. L'anno scorso gli ho fatto l'intervista e gliela facciamo anche quest'anno l'intervista, no? Allora. Grande, presentami il tuo ristorante. Trattoria Sabbioneda a Milano. E cos'è il tuo piatto speciale? Speciale cucina casalinga, ossobuco, miso arrosti, brasati. Tutta roba buona, tutta roba buona. Tutta roba diciamo artigianale, certo. Del proprio del posto milanese. Milanese, dal 1946. Dal 46, grandissimo. Roba forte sempre. Grande, oh, la famosa l'avete vista prima nel circolo, bellissima, l'avete vista anche l'anno scorso, stupenda. Cambiato complimenti. Le forcelle, stringer. Ah, hai cambiato le forcelle. Ah, tanta roba. Ci credo, ci credo. Complimenti, complimenti. Ciao. Ciao Ivan. Ciao, però buona giornata. Eccoli! La